Buongiorno a tutti, è una gioia per me essere questa mattina qui in mezzo a voi. E dopo aver ascoltato la lezione di Alfredo, credo, giusto? Mentre ascoltavo mi dicevo tra me e me, adesso devo fare 100 passi indietro rispetto a quello che ho parlato per voi e magari poi nulla a che vedere con Peppino Impastato, E poi però provare a farne 101 in avanti. Grazie comunque per il tuo intervento, Alfredo. Allora, qualche giorno fa, mentre ero in Calabria per un breve periodo di riposo al mio paese, a Satriano, una mia cara amica, con la quale abbiamo condiviso un pezzo di strada insieme, accanto ai ragazzi e ai giovani in difficoltà, ha voluto condividermi un breve scritto di una ragazza adolescente. Questa ragazza adolescente descriveva la scuola attraverso una metafora, che è la metafora della giungla. In effetti, le parole usate da Giuliana, questo è il nome della ragazza, 14 anni, hanno colpito anche me. Così come la sua chiara ed essenziale capacità di leggere tra le righe e presentare la situazione relazionale che lei vive nella sua scuola. Quando ho ripreso in mano l'invito di Don Angelo per essere presente oggi qui in mezzo a voi, mi è tornato in mente lo scritto di Giuliana, perché non riuscivo a togliermi dalla mente le sue parole, perché mi ha fatto pensare anche alla fatica e allo stesso tempo alla preziosità del compito degli insegnanti in questo momento storico particolare che noi stiamo vivendo, che non è segnato solo dal Covid e dalle misure di distanziamento che siamo costretti a vivere, ma che è soprattutto segnato da un declino lento e forse anche subdolo in cui in realtà siamo immersi e che forse ci ha fatti abituare già da molto più tempo alla distanza tra l'io e il noi. Allora per questo voglio leggervi questo scritto di Giuliana. Ovviamente è solo il suo punto di vista, ma chissà se voi, con tutta la vostra esperienza di incontro con le ragazze e con i ragazzi, magari ritroviate nelle sue parole altri volti, altri nomi, altri sospiri e forse addirittura, perché no, anche il vostro sentire. Scrive Giuliana: con lo sguardo di noi adolescenti, la scuola viene vista metaforicamente in innumerevoli modi. Si può infatti paragonare a diverse situazioni, ambiente, cose o emozioni. Ricordiamo che è una ragazza di 14 anni che sta scrivendo. Una metafora che dal mio punto di vista calza perfettamente a pennello è la giungla. Perché la giungla? Analizziamo i punti di vista di questo paragone. In teoria, gli studenti sono legati tra di loro da una cosiddetta legge di fratellanza, che si potrebbe paragonare ad una legge di tribù, dove i compagni di classe creano un legame, spinti dal dover convivere insieme e il doversi aiutare l'un l'altro durante le dure giornate scolastiche. I ragazzi, quindi, col passare del tempo, dovrebbero formare un'amicizia che li aiuti a superare tutti i momenti difficili. La maggior parte delle volte, però, la cosa va in modo del tutto contrario. Da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, vige sulla scuola la legge del più forte. Possiamo prendere come esempio il rapporto preda-predatore. Troviamo il re della giungla, il leone, il ragazzo popolare seguito sempre dal suo gruppetto di iene e leopardi, che fungono da bulletti. E infine le gazzelle, i ragazzi più piccoli e indifesi. Il leone è il ragazzo che mostra agli altri di essere il più forte, quello sicuro di sé, ma solitamente è molto insicuro nelle sue decisioni.
Le iene e i leopardi sono quel gruppo di ragazzi che vogliono entrare nelle grazie del leone. Fanno tutto ciò che quest'ultimo chiede per il timore di passare dall'essere il predatore all'essere la preda. Le gazzelle, invece, sono i ragazzi tranquilli, riservati, che si ambientano nel nuovo habitat in modo lento e graduale. La forza dei predatori è dettata dall'essere un gruppo, unito per principi sbagliati, ma pur sempre unito. Il leone e i suoi seguaci sanno appunto di poter contare l'uno sull'altro, nonostante qualsiasi situazione. Le prede, invece, sono quasi sempre non legate tra di loro e scappare dal leone risulta sempre più complicato. Paragoni e metafore a parte, dice sempre Giuliana, il mondo della giungla e l'ambiente scolastico sono molto simili, perché sopravvive solamente chi ha un forte spirito di conservazione. Per contenere il fenomeno, scuola, famiglia e istituzioni dovrebbero agire collettivamente e in sinergia. Bisognerebbe organizzare più incontri con specialisti e noi, gli animali della giungla, dovremmo seguire la legge della tribù piuttosto che quella del più forte. Permettetemi di dire che in queste parole personalmente trovo tanta saggezza. Anzi, anche non vi nascondo che traggo anche una lezione di vita. Perché una ragazza di 14 anni che si affaccia alla vita già con l'amarezza di chi si trova davanti al compito di fare breccia tra le macerie e trovare il modo di ricostruire la bellezza dell'incontro e dello stare con gli altri. Allora, personalmente voglio cogliere questa occasione per rendervi partecipi dell'inquietudine che io provo quando mi guardo intorno e ascolto soprattutto il disagio e tante volte il disappunto dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. Mi capita sempre di più di sentirli arrabbiati, disillusi, disorientati. E dai loro racconti e rivendicazioni mi rendo conto sempre di più che i ragazzi ci provocano e ci sfidano con le parole e gli atteggiamenti a svestirci dalle nostre paure e dalle nostre disillusioni, a rispolverare vecchi valori e a rifondare un mondo con nuove speranze. Ad esempio, la speranza che i diritti non soccombano ai doveri, che la giustizia non soccomba al potere, che la dignità dell'uomo non soccomba alle logiche economiche e all'opportunismo. Rivendicano, con la forza dei linguaggi di cui sono capaci e alcune volte con le tragiche parole che non vorremmo mai ascoltare, diritti, interventi, strategie, spazi, opportunità concrete, speranze, cambiamento. Già, cambiamento. Una parola che sempre più spesso sentiamo e usiamo, ma che purtroppo non ugualmente corrisponde spesso a scelte e azioni conseguenziali e coerenti da parte di noi adulti. Perché spesso, anche tra noi adulti, anche tra gli adulti della scuola, relazioni disfunzionali, invidie, pettegolezzo si intrecciano come rami a formare anche tra di noi la stessa giungla di cui Giuliana parla. La stessa giungla in cui sopravvive chi è più forte, il più adattato, a volte il più cinico. Allora capite bene, carissimi amici e amiche, che non ci può essere un vero cambiamento se appunto non si parte dai legami, da un patto, da un'alleanza, capace di superare
le frammentazioni e le contrapposizioni e di ricostruire un tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna. C'è assoluto bisogno che tutti noi ci lasciamo coinvolgere e stravolgere in quest'opera di ricostruzione dei legami, soprattutto perché noi siamo portatori e testimoni del disegno di amore di un Dio che noi chiamiamo Padre e che ci ha stretti in un vincolo che è quello della fraternità. C'è assoluto bisogno che tutti noi ci impegniamo sul serio ad accogliere e a vivere questo amore e a farlo lievitare tra di noi e con le persone che ci stanno accanto. Non possiamo più attendere, non possiamo più rifugiarci nel pensiero che non dipende da noi o che, come spesso a volte mi capita di ascoltare, tanto è tutto inutile. Dobbiamo tutti e ciascuno diventare strumenti capaci di tessere legami, che vuol dire capaci di dare fiducia e di dare speranza. E per farlo è necessario partire da una seria e forse anche dolorosa revisione della nostra cassetta degli attrezzi, così da fare spazio e pulizia, sacrificando quegli attrezzi di superficie che forse sono diventati armature, per ritrovare e rispolverare quelli invece che con il tempo, forse per le brutte esperienze, forse per le delusioni, forse per le ferite, abbiamo relegato sul fondo. Già, il fondo. Mi sento molto legato a questa parola, perché ho vissuto per tanti anni in mezzo ai ragazzi tossicodipendenti. Ragazzi tossicodipendenti usano questa espressione, quella di toccare il fondo, per indicare il punto da cui hanno sentito il bisogno di luce e hanno iniziato la risalita. Ma toccare il fondo può significare anche avere il coraggio di guardare dentro di noi, di rovistare nei nostri desideri più profondi e reincontrare il bisogno di relazioni vere, intime, libere, a cominciare dalla stessa relazione con noi stessi. E se incontriamo gli altri, i nostri colleghi, i nostri amici, i nostri figli, i nostri alunni, con questo bisogno vivo e appassionato di relazione autentica, sono sicuro che le braccia si allargheranno per liberare i cuori che inizieranno a pensare e a parlare in modo gentile. Gentile. Questa mattina, caro Don Angelo, io vorrei consegnarvi questa parola, gentilezza. Gentilezza è una parola a me tanto cara. Pensare gentile vuol dire creare una cultura della gentilezza, una cultura che permetta di avere sempre il senso delle proprie azioni e del proprio parlare, una capacità di essere attivi emotivamente e di essere attivi nel pensiero, in modo da poter creare con le nostre azioni, con le nostre parole, un miglioramento sempre della relazione. Credo che farebbe bene un po' a tutti esercitarsi ogni giorno a vivere e a donare piccoli segni di gentilezza. È la via maestra per l'incontro, al di là dei ruoli o delle posizioni di responsabilità che noi occupiamo. Ed è il primo passo che forse ci potrebbe far assaporare la bellezza e la gioia del sentirci, tra virgolette, tribù, per usare il linguaggio di Giuliana, o comunità, come magari piace dire a noi. Il mestiere di insegnante, di educatore, è un mestiere difficile, ma permettetemi di dirvi, è anche il mestiere più bello e più importante per la nostra umanità, a condizione che noi per primi lo svolgiamo
come testimoni e non come maestri. E oggi la prima fondamentale testimonianza che noi siamo chiamati a vivere è quella di saper vivere con gli altri. Non su, non per, ma con gli altri, cioè insieme, in relazione, in comunione. A partire dalle persone più prossime, iniziando ad esempio dai colleghi, perché solo se noi ritroviamo la strada per riconvertire le scuole in vere e proprie comunità, e quindi se amiamo la scuola nella sua vera essenza e finalità, possiamo sperare in un presente e in un futuro più umano, più giusto, più buono. Allora, e concludo, l'augurio sentito che vi lascio è proprio questo. Siate testimoni di un'umanità capace di costruire legami, relazioni forti, profonde e soprattutto gentili. Fate questo dono ai nostri ragazzi. Fateli assaporare il gusto della vicinanza, della fiducia reciproca, della gioia di stare con gli altri, dell'amicizia. Se ci fermiamo a contemplare il grande insegnamento di Don Bosco, se noi ci pensiamo, lui che è stato il santo dei giovani è stato capace di sporcarsi le mani con la gioia nel cuore, accanto a tanti giovani che senza la sua amorevole attenzione non avrebbero mai avuto un volto, un nome, un futuro. Ma il dono più grande ed inesauribile che Don Bosco ha fatto ai giovani è stato proprio quello di essere riuscito a generare una società nella società, a far convergere, cioè attorno a lui, un gruppo di persone, uomini e donne, che hanno deciso di lasciarsi forgiare dal suo carisma, lo hanno vissuto e quindi, a loro volta, hanno generato l'amorevolezza, la fiducia e l'alleanza con i giovani trae linfa viva e generativa dall'amorevolezza, la fiducia e l'alleanza che i suoi figli e le sue figlie si impegnano a vivere reciprocamente nelle loro comunità. I nostri giovani, i nostri ragazzi, oggi forse più di ieri, hanno l'urgente bisogno di annusare prima e respirare dopo la bellezza delle relazioni di amicizia e di fraternità. Se la scuola vuole davvero assurgere al ruolo di comunità educante, deve fondare le sue radici più profonde e generative proprio nel legame e nel patto di alleanza reciproco tra i suoi stessi formatori ed educatori. Se ci impegniamo e se riusciamo in questo, sarà molto più facile intercettare la voglia di vivere dei ragazzi, di tutti i nostri ragazzi, far dialogare le idee e rispondere creativamente e in modo efficace alle nuove sfide metodologiche e tecnologiche che il mondo ci impone, consapevoli, come Don Bosco ci ha insegnato, che nessuna predica è più edificante del buon esempio. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro.